Alberto è un giovane imprenditore che ha una fabbrica. Salve, allora come andiamo, ripartite? Adesso sì. Una fabbrica però che non va proprio nel migliore dei modi. Ma torni a pranzo. No, amore mio, ho una cosa di lavoro nel primo pomeriggio. Allora è tutto confermato. Devi stare giù per sabato. Quando sei lì, aspetti che il carico arrivi. Quando te lo danno, riparti subito. È proprio perché è una persona estremamente per bene e incapace di sotterfugi che paradossalmente si trova in una strada che lo porta verso l'illegale, l'illecito. Questo fine settimana devo di nuovo andare giù da quei clienti assurdi. Hai visto che continuano a prendere la roba da te? Finché non succede qualcosa che lui in realtà non ha previsto, proprio perché non è un criminale. Insomma, si trova in una situazione che è enormemente più grande di lui. Che ora devi partire? E per dove? Che ora devi partire? Un uomo che perde il lavoro, un uomo che è in crisi economica, che non ha i soldi per mantenere più la famiglia. Lo sai quanti ce ne sono che mentono veramente nella loro invece famiglia? Invece di consegnare quelle che ti dicono loro, vieni qui. Noi aspettiamo assieme a tua moglie e ai tuoi figli. E pur avendo questa grande capacità attensiva, pur essendo un road movie, quindi non con tantissimi ambienti, con tantissimi dialoghi, il film è capace di raccontare un fenomeno sociale dell'Italia e un fenomeno umano dell'Italia. Ma io t'ammazzo. Mi sembrava interessante in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese, dove le tentazioni possono essere più forti, e in cui spesso poi le distinzioni tra bene, male, giusto, sbagliato, lecito e illecito vengono rappresentate in maniera meno forte, meno netta, meno importante. Ma come torno indietro? Che c'hai? E leggendola sono rimasto attaccato alla sceneggiatura fino all'ultima parola dell'ultima scena, e la stessa cosa poi rivedendo il film. Io sono un grande sostenitore dei film di genere. Pronto? Che dici? Può aprirmi il portabagagli cortesemente? Bisognerebbe dare un pochino più di attenzione al cinema indipendente italiano. Un consiglio al pubblico: andate a vedere prima i film piccoli, perché li tolgono subito. Quelli grandi li tengono. Quindi il trucco è andare a vedere subito quando escono quelli piccoli, come questo, sulla strada di casa. Mi manca il pezzo.